Aspirina Mojito, se ce la racconta Ruggero Mesì. Una vittoria facile per gli Aspirina che asfaltano 9-2 i Mojitos, dove si rivede l'ex capitano Gandolfo, che però non potrà nulla contro questi favolosi Aspirina che continuano a volare, proseguono il filotto e iniziano subito benissimo questa partita con un tiro potente ma impreciso di Coroneo, che anticipa il suo primo gol in partita firmato dopo appena 2 minuti, grazie alla frittata combinata da Leone e Stecchini, che perdono la palla in due, si inserisce Coroneo, porta in vantaggio i suoi Aspirina che raddoppieranno 2 minuti dopo, ancora con Dario Coroneo, ancora una dormita generale dei Mojitos su rimessa laterale, si incunea Coroneo e sigla il gol del 2-0. Mojitos veramente poca cosa a questo inizio, Mojitos che andranno sotto di 3 con il gol di Mancino, un contropiede di Russo, che la tocca per Mancino, il quale deve solo spingerla in rete, un gol veramente facile per l'ex portiere degli Amnesia, e gol del 3-0. Mojitos che però hanno uno scatto di orgoglio e con Procaccianti siglano il gol del 3-1, un gran tiro che riapre appunto questa gara, ma ci pensa a richiuderla un minuto dopo Ludovico Russo, un gol stupendo dell'attaccante Aspirina, un tiro al volo d'esterno che si va a infilare all'angolo dove non può nulla Stecchini. Siamo a 4-1 per Aspirina dopo appena 10 minuti circa, e diventeranno 5 con la doppietta di Mancino, e ancora fa tutto Ludovico Russo in contropiede, semina tutti in velocità, si toglie tutti veramente dalle vicinanze e consegna un cioccolatino a Mancino, ancora un gol in tapin per Mancino, e 5-1, doppietta appunto per Mancino. Poi ci prova Leone a trovare il gol del 5-2 su punizione, è un fulmine questo tiro ma esce di poco, è un contropiede poi per gli Aspirina, Coroneo serve spatola, il tiro di quest'ultimo però un tocco morbido finisce sul palo e salva il portiere Stecchini, gli Aspirina troveranno comunque quel gol del 6-1 con già lo scarto con il difensore Vega, Mojitos in difesa più allegri che mai, Spadola serve Vega che a porta vuota sigla il gol del 6-1, è il terzo gol a porta vuota degli Aspirina, che in campo sono gli assoluti dominatori. Finisce qui il primo tempo, nel secondo i Mojitos iniziano con due conclusioni potentissime del solito Leone, l'unico che prova a concludere a rete, ma queste conclusioni escono di poco e il gol lo trovano come sempre gli Aspirina, ed è la doppietta di Ludovico Russo che risolve una mischia in aria Mojitos, poi è tempo della prima tripletta per gli Aspirina con Mancino, su rimessa laterale ancora di Russo che ha fatto gol e ha fatto assist, non ci hanno veramente capito nulla i Mojitos sia su Russo e sia su Coroneo, poi c'è un'occasione anche per Vega che si divora la sua possibile doppietta in contropiede, troverà invece la tripletta Ludovico Russo col gol del 9-1, poi ci sarà gioia anche nel finale per Sicari, l'esordiente dei Mojitos, un gol della bandiera fasti di Gandolfo, ma non serve a nulla perché stravincono gli Aspirina che si permettono anche il lusso di fallire la tripletta di Coroneo nel finale con un tiro libero calciato sulla traversa. Ruggero, è la quinta vittoria consecutiva per gli Aspirina, secondo te possono veramente vincere il campionato? Secondo me veramente per ora gli Aspirina sono un momento di magia, di gloria, gli riesce oggi tutto. Qualunque passaggio, qualunque tiro provavano andava a buon fine, e secondo me se questo momento si continuerà per tutto il campionato, considerando anche che gli Aspirina oggi non avevano il portiere, giocavano anzi con l'articolo 11 e Francesco Gatto, il fratello del capitano Gabriele, secondo me potranno veramente puntare al titolo. Sono d'accordo con te e ci sentiamo alla prossima. Ciao Peppe.